romanticismo si afferma all'inizio di un'età di profonde trasformazioni in ambito politico, perché si passa dalla rivoluzione francese del 1789 per la parabola dell'età napoleonica che termina nel 1815 con il congresso di Vienna, che tenta di riportare indietro le lancette della storia alla condizione precedente la rivoluzione, tentando la restaurazione dell'ancien regime. In ambito sociale, perché l'avvento dell'industrializzazione, nata in Inghilterra alla fine del Settecento e poi diffusasi gradualmente in Francia, in Belgio, in Germania e oltreoceano negli Stati Uniti, porta alla formazione del proletariato e all'ascesa della borghesia. In ambito culturale, perché iniziano a diffondersi i nuovi valori borghesi, che ritengono utile solo ciò che genera profitto e di conseguenza causano la mercificazione dell'opera letteraria e artistica, e in ambito economico, perché l'innovazione tecnologica portata dalla meccanizzazione del lavoro permette il miglioramento degli standard di vita. Basta pensare alla rivoluzione nei trasporti causata dall'introduzione delle ferrovie.